Paolo Arrigoni, il governo reintroduce l'anatocismo. Innanzitutto che cos'è? L'anatocismo è bancario, è sostanzialmente l'applicazione degli interessi sugli interessi. Cosa vuol dire? Che se una famiglia, un'impresa accende un mutuo oppure un prestito, di anno in anno questi si ritrovano a pagare l'interesse sull'interesse. La cosa assurda è che la scorsa legge di stabilità, stiamo parlando del mese di dicembre 2013, aveva cancellato questa norma, ma Renzi, piegato dal volere delle banche e di Banca Italia in primis, l'ha voluta reintrodurre in questo decreto competitività. E noi come Lega Nord, a dire la verità, non siamo stati gli unici, abbiamo presentato un emendamento soppressivo all'introduzione di questa norma. E proprio sul nostro emendamento hanno fatto convergenza molti altri gruppi, per cui l'anatocismo al momento è stato debellato. Il governo con rammarico ha preso atto, diciamo, della volontà dei componenti della Commissione, anche se velatamente ha minacciato che in uno dei prossimi provvedimenti lo vorrà reintrodurre. La Lega, come sempre, vigilerà per tutelare le famiglie, per tutelare le imprese.